gioco la domenica steso sopra un libro del Dams. Cambio di programma, voglio donne per il doma sopra un tavolino di un pub. Credo di essere già abbastanza fuori per brindare con tequila, white tea, gin tonic, per chi non ce la fa, birra volontà, tutti insieme al Ivan. Chi perde questa paga da bere stasera al garage. No, ragazzi, oh, mo basta, eh. Questa è l'ultima volta che ve lo dico. Smettete di giocare coi miei tappi a ping pong. Dai, su. Comprateveli. Corna, Mattia, no, è una questione di rispetto. Nessuno ti obbliga ad avere una storia, però se ce l'hai devi rispettare le regole e l'altro. E fare le corna è una bastardata. E tu lo sai bene. No, scusate, se uno sta con qualcuno significa che lo vuole bene. Beh, se li vuoi bene vuol dire che non hai nessuna intenzione di farle del male. Beh, tu pensi che lei è contenta se viene a sapere che tu le hai messo le corna? E se lo sa, ma se non lo sa non soffre. Ah, capito? È bastardo, eh? No, scusate, innanzitutto voglio fare una premessa. Io le corna non le ho mai fatte. Casomai sono quelle che vengono con me che le corna le mettono e comunque non le mettono a me. Non so se mi sono capito. Sì, sì. Leo, fammi una birretta, va? Comunque i peggiori sono quelli che per essere in pace con la coscienza lo fanno e poi lo confessano. Così loro si liberano dal senso di colpa e a te ti piomba in testa un treno merci. Infatti Lucia t'ha cornificato per 6 mesi senza dirti nulla. Ma guarda che io lo sapevo. Lo sapevi? Sì. Ho fatto finta di niente. Ma come finta di niente? Ma poteva essere un'infatuazione passeggera. Ma tu sei malato. Ragazzi, ho trovato un lavoro in agenzia di modelle. Ah, un'agenzia di modelle? Sì. Beh sì, in effetti là non serve saper parlare. Comunque, il titolare mi ha proposto di fare delle foto per il book. Ah, e tu in cambio che cosa le hai offerto? Ma è possibile che pensate sempre a quello? Oh, viva! C'è una dietro che c'ha tutto le dette grosso di cuore. Scusa Anna, hai visto Fra? Sono 2 giorni che non la vedo. Boh, sarà a casa a studiare. Questa ragazza studia troppo però, eh. Ogni tanto potrebbe anche divertirsi. Sì? Scusa, mi sa che ho sbagliato il campanello. No, anzi, piano. Non mi sa il palazzo. Ciao. Ciao. Chi è? Niente, Gabriele. Hanno sbagliato piano. Gabriele? Gabriele? Sì, ma anch'io ho molta voglia di vederti, ma figurati. No. Ecco, no. Venire qui non mi sembra una buona idea, no. Già, perché? Perché mi si è rotto il letto, sì. E quindi mi tocca dormire nella stanza con Mattia, infatti. Ma smettila, no. Guarda, facciamo così. Il prossimo fine settimana vengo io da te, eh? D'accordo, amore? Sì. Ciao, amore. Ciao. Ma possibile tutte le volte che ti becco al telefono con la fidanzata e ti attacchi subito? Ma che c'hai da nascondere? Vedi, io sono molto diverso da te. A me non piace ostentare le mie conversazioni private. Tu ti vergogni di lei perché è un po' un mitile, eh? No, scusa, non... Una cozza. Ma cozza. A proposito, hai mica visto Ivan? Dobbiamo uscire. Boh, mi sa che è sotto la doccia. Sotto la doccia? E che ha iniziato a lavarsi? Ma che c'ha la fidanzata?
Ma che siete, la Digos? Mamma mia, ma sembra uscita dalla copertina di Max. Non vedo il vestito. Ma che facci qui? Cavolo, ma dove guardare? E dove guardavi pure te? Vabbè, comunque non ci siamo fatti niente, beh. No, no, ma... Fra, tutti i miei vestiti sono brutti. Farò una figuraccia. E allora non metterli, farai un figurone. Ciao ragazze. Ciao Bea. Ciao. Che ne dici? Carino, ma sono già in ritardo. Il seminario sulla clonazione mi aspetta. Clonazione? Ma tu non eri contraria alla clonazione? Certo, infatti ci vado per sostenere la mia posizione. Poi il professore che lo tiene è anche un gran figo. Allora vengo anch'io. No, non è una buona idea. Svestita così, come faccio a sostenere che la clonazione è sempre un male? Scusa. Ma mica era un complimento. Grazie. Ok. Ciao. Bea. Non si può sapere che cosa stai facendo qui davanti? È un'ora che non ti stacchi da quel coso. Sto scaricando la posta. E Gabriele sta chattando con te per spiegarti come si fa. Anne, che non è come pensi. Lo sai che io non tradirei mai Leo. Te l'ho detto, è un gioco, siamo solo amici. E tra amici si scrive: ciao, ciao, ci vediamo più tardi con la casa libera. La smetti di leggere quello che scrivo? Ti ho detto che è un gioco, stiamo scherzando, ok? Bene, va bene. Vi dispiacerebbe però non scherzare sul mio letto? È un passaggio d'orea. Il pomeriggio, la sera, davanti al televisore, la possibilità di... Non vi preoccupate, quelle sono come i gatti, hanno sette vite. Pensate, mia moglie è caduta dal settimo piano, si è rotto solo il femore. Una bella fortuna. Una bella sfiga. Scusi, ma perché lei c'ha una stanza nel reparto femminile? Rimorchio. Non ho capito. Boh, l'alternativa era il corridoio. La chiesa mossa. È vero, sì. Ma sei immobile come un baccalà, quella lì. Oh, guardate ragazzi che quella lì è andata, forse era già la settima vita. E poi già puzza. Per piacere, non può continuare a guardare la tele lei, eh? Che vi plasmerà come un ideale sottore, farebbe con la sua lima. E allora, ma non è Lucia quella lì? E allora qua, nel vostro video, la possibilità... Lucia. C'ho l'occhio clinico, ho capito. Ditemi, voi che siete giovani, ci fareste quella stessa cosa che ci farei io? Ma lo smetta, ma non si vergogna! Io no! O dico, non sarete mica dell'altra sponda? Mi avanti, cambi canale! Non ci penso nemmeno! Non ci... Mi dia il telecomando! Mi dia il telecomando! Senza dover... Ecco! Ma che hai fatto? Ma che sei qua? Dimetti! Infermiera! Che c'è? Niente. Per casa è un tic. No, è che mi sento... Confusa. Sì. Anch'io. Vedi, è che io sono fidanzata e non so se questo sia giusto. Anch'io sono fidanzato. Che tu? Sì, anch'io. Ma vedi, è come se vivessimo un'esistenza sentimentale parallela, che non intacca quella ufficiale. L'importante è che le due esistenze parallele
non convergano. Cioè che non si sappia. Esatto. L'unica prova che un tradimento è avvenuto sta nel dolore che prova chi è stato tradito. Ma se non lo sa, niente dolore. E quindi, niente tradimento. Quindi niente succhiotti. Ok, ci sto. Mi raccomando, ragazzi, ha rischiato di morire. Gli ho dato un sedativo, dormirà per un po'. Non si preoccupi, grazie. Mi scusi, ma lei che cosa fa quando non lavora qui, insomma? Esco con la mia ragazza. Si sta svegliando! Già si è svegliata! Non so quanto siamo contenti di vederla viva, ecco. Infatti, a questo proposito... Maledetti bastardi! Ma come bastardi? Signora, è stato un incidente. Ah, questo lo so anch'io. Se no, che cosa ci farei qui? La signora ha ragione, no? Sì, io ho ragione. E tu guidavi? No! Sì, lui stava dietro, però. Cioè, è stato lui che mi ha distratto. Sì, e difatti, nella merda, ci siete tutti e due. Lo sapete, vero, che cosa vi aspetta adesso? Il C. No, la galera. Qui si parla di tentato omicidio. Ma come tentato omicidio, signora? Ma io non l'ho neppure vista. Ah, vedo che ammetti la tua colpa. Un giudice accomodante potrebbe darti le attenuanti generiche e da tentato omicidio passare a omicidio colposo. Ma veramente... Veramente un cavolo. Ma lo sapete voi che cosa succede in galera? Abbiamo visto dei film. Ah, sì, avete visto quello del detenuto che appena entrato viene sodomizzato da tutta l'ala del carcere? Sì, da tutta. A meno che non sborsiate 20 milioni per convincermi a ritirare la denuncia. 20 milioni? Oh, oh. Infermiera! Non ci crederai mai, guarda. Il volo del prof è stato dirottato da un terrorista islamico che voleva andare alle Hawaii. Oddio, Fra! Non è come pensi. No. Un certo non può essere come penso io, perché sennò cosa ci fai mezzo nuda sul tavolo dove faccio clonazione, no? Colazione? Scusate, forse è meglio che vada. Forse è meglio. Ti sei scordato i boxer. Ah. Ehi là! Leo, che sorpresa. Che sorpresa. Ciao, io sono Leo. Lui è Gabriele. L'amante di Bea. Scusa, grazie. Il tuo amante, eh? Complimenti. Dopo tutta la pippa sul rispetto ti scopri un altro. Non ci si può proprio più fidare di nessuno. È quello che l'ho detto anch'io, vero amore? Comunque, ragazzi, credetemi, vi giuro che è tutto vero. Ma poi da Bea io non me lo sarei mai aspettato. Sì, ma questo conferma la mia teoria, che nessuno è senza vizi. Infatti Bea non beve, Bea non fuma, e quindi Bea... Ma poi i jeans senza i boxer? Ma che schifo! Comunque, ragazzi, saranno cavoli suoi e di quel cornutazzo di Treviso, eh? Ragazzi, ma secondo voi ci si può restare uomini facendo sesso tra uomini? Ma non vuoi! Ma che ha detto? Cosa? Cioè, se uno va in galera. Ma che stai dicendo? No, niente, no. Lasciate perdere, perché Bubo e per Maria, cioè, non fumo buonissimo, quindi andate a fare un cannino prima, capito? È vero, Ivan, eh? Ma dai, in fondo non è stato un vero e proprio tradimento. No, non lo è. Lo pensi davvero? Certo, non è un tradimento. Bea, sono davvero contenta che la pensi come me. Sono due, perché prima hai tradito la fiducia e l'amore di Leo e poi la mia amicizia. Hai ragione, ma è stato tutto così virtuale.
Virtuale? Cioè, ti pare che farlo sul tavolo dove mangiamo sia virtuale? Dopo avrei messo a posto. Guarda, se non capisci, mi dispiace per te. Pronto? Ciao, Anneke. Com'è andata? Ah, ottimo. A cena con il titolare dell'agenzia? Ma sei matta? Quello ci proverà ancora prima che ti siedi. Ci ha già provato? Anche tu sulla tavola? Aiuto! Aiuto! È colpa sua! Io non ci volevo andare in motorino! C'ho pure la tessera dell'autobus, intera rete! Aiuto! E dai, Ivan, non esageriamo, su. E basterà trovare 20 milioni. Ti sembra facile? No, però pensa a cosa succede se non li troviamo. Ma quanti saranno in un'ala di un carcere? Sempre troppi. Bisogna trovare 20 milioni. Come? Come? Possiamo entrare in società con Bubba e Piermaria? Spacciare. Ah, è impossibile, già mi fregavano alle elementari quando scambiavo le figurine. Idiona! Idiona! La tipa che abbiamo investito è una vecchia, no? Sì. E di che campano le vecchie? Di aria, con quello che prendono di pensione. Bravo! Non le daremo quella. L'aria. Non l'aria, la pensione. Ogni mese noi gliela intendiamo di 300.000 lire, 150 carte a testa. Domani le facciamo l'offerta, non può dire di no. Mattia, ti rendi conto che dovrò rinunciare al fantacalcio? E allora sono 300. Che cosa? Quelli che ti aspettano nell'ala del carcere. Angio? Sono Ivan. Mi ritiro dal fantacalcio! Perché non è uno sport, è uno spettacolo. Dimmi perché Del Piero dovrebbe guadagnare di meno di Bonolis. Ha detto questo? No, ho solo detto che un rugbista si fa lo stesso mazzo ma prende un centesimo rispetto a un calciatore. Io dico che è immorale che un calciatore guadagni più di un chirurgo che salva le vite umane. Ma tu dici che è immorale? Le, tu? Sì, io dico che è immorale. Sì. Si può sapere cosa avete? No, guarda che noi non abbiamo niente. Sei tu piuttosto che hai qualcosa, eh? Io? E che cosa avrei? Un amante, ecco che c'hai. La paladina della lealtà, del rispetto, dell'onestà, eccola qua. Fra, perché non lo dici tu con chi vado a letto? Con... Ciao, raga! Gabriele. Cosa? Ma cosa fai, Neghi? Se ti ho beccata con le mani nel pacco. Vabbè, io vado. Dove vai? Bocchetti, sei arrabbiata? Ma che fa, sto offesa? No, lasciatela perdere, è un po' confusa. Dicono tutte così. Oggi mi danno delle foto per il book. Non vedo l'ora di vederle. Sai, da quelle dipende il mio futuro. Pensavo che andando a letto con il titolare dell'agenzia il più fosse fatto. Scusa, Anneke, scusa, non volevo. Lo so. E che sei molto nervosa? È successo qualcosa? Soltanto un brutto sogno. Mm. Vabbè, speriamo che non sia veri. Ciao. Ciao, Bea! Buongiorno. Ce l'hai ancora con me? Senti, Bea, io ho sbagliato, ma avevo paura. Ho tradito Leo, ma questo non significa che io non lo ami. Ho fatto un'idiozia, mi spiace averti messo in mezzo. Ti dispiace? Sì, mi spiace. E ho intenzione di dire a tutti quanti quello che è successo veramente. Pronto? Ciao, Leo. Ti stavo per chiamare, ti devo parlare. No, non al telefono. Ci vediamo stasera, ok? Dopo. No, non se ne parla nemmeno. Una pensione mi basta e avanza.
Da voi voglio i soldi, in contanti, cash. Signora, ma non li abbiamo. Ma cerchi di essere ragionevole, stiamo facendo di tutto per venirle incontro. Ah, se per quello l'avete già fatto, col motorino. Aspetta qua. Oddio. Sono venuti a prenderci. Buongiorno, signore. Siete voi quelli che hanno investito la signora? No, no, è stato un incidente in modo banalissimo. Cioè come tu dici. Questo è quello che credete voi. Non potrebbe rinchiuderci in isolamento? A quale isolamento? Piuttosto ditemi, sul luogo dell'impatto avete visto una ragazza con i capelli biondi che portava la minigonna? No, cioè lui l'ha vista. Mi ha chiamato e io gli ho spugnato. Lo sospettavo. Comunque adesso è in stato di arresto. Bravi, perché una così è pericolosa. Una così ne può causare 100, 1000 dal giorno di incidente. No? 1000 no, ma uno alla settimana sì. Allora può darsi che l'anno del carcere sia già soddisfatta, ecco. Ragazzi, questa signora non è altro che un ex acrobata del circo. Lei e la bionda si mettono d'accordo per fare falsi incidenti e poi spigliano soldi ai poveri sprovveduti che si divagavano sbavando dietro la complice. Cioè, quindi è tutta una farsa. La signora è una truffatrice professionista. Esatto. Quindi nessuno ci sottovizzerà. Senti, ma siamo sicuri che il tuo compagno non faccia uso di droghe? Oh, che droghe? No, è un po' agitato, insomma, ma tutto a posto. No, tutto a posto no. Voi dovete pagare la multa. Eravate su in due. Ma non... E lei, signora, si veste. Lei viene via con me. Vergogna. Sa che devo bere qualcosa. Così il tipo che porta i jeans senza i boxer è il tuo amante? Già. Dovevo immaginarlo. Lady Bea non avrebbe mai potuto fare una cosa del genere. No, no. Lei è troppo... sì, è troppo raffinata per tradire il suo fidanzato con uno che non porta i boxer. Scusa, ma mio fratello lo sa? Non ancora, ma glielo dirò appena lo vedo. Ma è sempre così, sempre gli ultimi a saperlo, eh. Non c'è niente da fare, tranne Ivan, si intende. Ma lascialo stare, poverino. Ciao, ragazzi. Oh, ciao, Leo. Vedi che c'è Fra che deve dirti una cosa, eh? Sì, lo so. Allora? Allora, ragazzi, ho con me i provini. Sono bellissimi. Oh, dai. Davvero? Sì. Vediamo. Su, facci. E dai. Che sono ste foto? Le altre si possono vedere, eh? No, le altre no. Ma come no? Perché non ci fai vedere pure le altre? Perché queste sono le uniche dove sono vestita. Faccio io le altre. Caccia le foto. Prendile. No. Prendile. Ma almeno dici com'è il tipo dell'agenzia. Beh, è bello, affascinante, intelligente. Eh? Sposato. Oh, ma basta, che vi prende a tutti quanti? Possibile che nessuno riesca ad avere un rapporto sano e normale come quello mio e di Fra? Scusami, allora ci proveremo. No, scusa, Leo, una curiosità, ma se Fra ti tradisse, tu che cosa faresti? Ah, niente di speciale. L'ammazzerei. Scherzi, vero? No. Allora, cos'è che dovevi dirmi? Che ti trovo così sexy, con i boxer sotto i jeans.